È tempo di colore su Arte per te. Sì, acrilico. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentornati ragazzi, benvenuti ai nuovi iscritti. Grazie per essere anche durante questa caldissima giornata d'estate qui con me. Oggi un video che avevo già fatto molti anni fa, proprio il primo anno d'apertura del canale, ma che voglio rifare per attualizzare, per rendere qualitativamente migliore, perché è uno dei video più visualizzati del canale e quindi penso che una vetrina così importante per Arte per te debba avere anche un'ottima qualità video, e quindi oggi facciamo insieme i colori acrilici. Chi mi segue su Instagram ha già visto i sample del risultato. Se non mi seguite su Instagram, venitemi subito a cercare pennello bianco su fondo rosso. Arte per te vi aspetta anche nella sua vetrina fotografica proprio su Instagram. E se non mi seguite sui miei altri canali Ombrette 2 Cuori una K, seguitemi anche là. A breve riprenderò in mano le redini del blog, vi lascio il link qua sotto. Sarà un blog unico per tutti i miei canali e quindi vi aspetto numerosi anche là. Tutti i miei riferimenti social li trovate qua sotto nell'info box. Ma adesso torniamo a noi e torniamo a parlare dei colori acrilici fatti in casa. Come si fanno questi colori acrilici? Questi colori così belli, resistenti, durevoli, con questo bellissimo finish un po' opaco. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamoli a creare insieme. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri acrilici homemade fatti in casa. Ci occorreranno innanzitutto dei pigmenti naturali. I pigmenti naturali vengono venduti in tutti i negozi di belle arti, in molti negozi che forniscono strumenti per restauro, su internet, vi metto i link qui giù nell'info box, e sono abbastanza facili da reperire e hanno un costo variabile. Non tutti i colori hanno lo stesso costo, proprio perché essendo pigmenti naturali il loro costo varia a seconda della preziosità della materia prima con cui vengono creati. I pigmenti sono la base di qualunque colore, dal colore ad olio al colore ad acquerello, acrilico, sono appunto le basi. Vi metto qui dove c'è lei col pallino la serie di video in cui abbiamo creato insieme le varie tipologie di colore. Adesso creeremo con gli stessi gli acrilici. Unica annotazione che voglio fare sulle polveri, sui pigmenti naturali, è il fatto che non tutti solubilizzano alla stessa maniera in acqua. Ce ne sono alcuni che hanno bisogno di decantare molto tempo, altri invece che si solubilizzano istantaneamente, e non tutti i toni sono uguali. E questa è una parentesi fondamentale che voglio un attimino fare per il bianco e per gli acrilici, perché gli acrilici devono essere sicuramente dei colori coprenti e sovrapponibili, e quindi come bianco per i colori acrilici io vi consiglio solo ed esclusivamente il bianco di titanio. Il bianco di titanio ha quella componente, quella caratteristica di estrema coprenza che ci interessa per creare dei buoni acrilici. Mi preme sottolineare anche in questa fase del lavoro che questi non sono acrilici altamente professionali con tutte quelle componenti chimiche che li rendono stabili, ma sono degli ottimi acrilici, ottimi per principianti, ma anche non per principianti, per coloro che magari necessitano di una tinta all'impronta, non hanno come continuare il loro lavoro e vogliono crearsela in due minuti da sé. I pigmenti naturalmente esistono in tutte le tonalità di colori. Una buona colla vinilica, un po' d'acqua e dei bicchieri vuoti, un bicchiere per ogni tono di colore che vogliamo fare, una spatolina per prelevare il colore e un pennello per stenderlo. Cominciamo subito. In un bicchiere versiamo del pigmento. Io ho scelto un pigmento blu, quindi verso un po' d'acqua, poca, e mescolo con la spatola, faccio solubilizzare. Vedete? Il pigmento blu è uno di quei pigmenti che si scioglie istantaneamente. Questo è il blu oltremare. Voilà! Deve avere in pratica una consistenza cremosa a mo' di yogurt in soldoni. Versiamo all'interno un po' di Vinavil, non tantissima, la proporzione deve essere 1 a 1.
Quindi tanto avrete di acqua e polveri e pigmenti, tanto dovrete aggiungere di Vinavil. La Vinavil servirà come componente fissativo e stabilizzante del nostro pigmento e darà in più quel film plastico e lucido caratteristico dei colori acrilici. Ok, il nostro acrilico è pronto, come vedete è liquido ma ha una consistenza comunque cremosa, può essere più o meno reso liquido a seconda di quanta Vinavil immetterete. Più ne immetterete più trasparente il liquido sarà, meno ne immetterete più denso e pastoso. Se volete lavorare in pasta eliminate il passaggio dell'acqua, vi faccio vedere. Prendiamo un bicchiere, prendiamo del pigmento, versiamo direttamente un po' di Vinavil, voilà, facciamo sempre un 1 a 1 e misceliamo il composto così ottenuto. Qui dobbiamo essere molto bravi a far disciogliere tutti i grumi, perché senza l'acqua sarà più difficile il discioglimento, ovviamente. Bene, avremo la pazienza di mescolare finché non vedremo più polvere libera sul fondo del bicchiere. Se necessita ed è troppo denso, aggiungiamo un altro po' di Vinavil. Questo dipende anche dalla colla che usate, non tutte le Vinavil hanno la stessa densità, quindi non posso darvi misurazioni certe in tal senso, se non quello dell'occhio e dell'esperienza. Anche questo colore così denso è pronto per poter essere conservato in barattolo ermeticamente sigillato. Vi basterà porre un quadratino di pellicola trasparente sul colore per non fare penetrare aria e quindi lasciarlo assolutamente funzionale per i lavori futuri. Allora, cominciamo subito e vediamo la resa di questi acrilici homemade. Prendiamo un foglio di carta, dapprima prendiamo il nostro acrilico liquido, quello per lavori di pittura senza spessore. Come vedete, il potere di pittorico, il potere di coloritura è meraviglioso, intenso, vivido. Ora lo lasciamo asciugare. Di contro, se vogliamo lavorare in pasta, prendiamo l'acrilico che abbiamo fatto prima, quello solamente con Vinavil e pigmento, e diamo, vedete, una lavorazione materica. Quindi entrambe le lavorazioni si possono ottenere. Per quanto concerne, come anche per gli acrilici, l'acrilico stesso, prendendo un ulteriore bicchiere possiamo prelevare un po' di colore, così, addizionarlo ulteriormente con un goccino d'acqua, così, e creare anche delle coloriture pseudo acquerellate, nel senso che l'acrilico più lo diluite più trasparente diviene e quindi potete anche dare dei fondi trasparenti con relative sovrapposizioni e dare un effetto acquerellato anche tramite un colore in cui il medium è una materia acrilica come la Vinavil, perché la Vinavil, appunto, la colla Vinavil, la colla vinilica è una materia acrilica. Ecco qua i nostri tre semplicissimi sample: pittura liscia stirata, pittura materica e pittura trasparente ad acrilico homemade, quindi senza tutti quegli additivi chimici di sintesi, ovviamente industriale, e in 4/4/8. I colori sono abbastanza stabili, hanno le stesse caratteristiche di finish degli acrilici normali. L'unica differenza è che qui vengono come se già aveste passato la vernice finale al vostro quadro, quindi
sì, vengono opachi, ma la plastificazione conferisce sempre un effetto leggermente glossy al vostro lavoro. Adesso io li faccio asciugare e ve li faccio vedere poi da asciutti. La tenuta è spettacolare, l'impatto ambientale è minimo per i più attenti, perché la Vinavil è in assoluto la colla che è più amica dell'ambiente. Non ho addizionato appunto anche di altri fattori chimici il mio acrilico, perché per i lavori che dobbiamo fare noi non è necessario. E se vi state chiedendo se il colore può essere, le tonalità possono essere diversificate nel tono, basterà unire per esempio un altro tono come il bianco, che qui liquefaccio. Aggiungo un po' di Vinavil, appunto, e volendo vi faccio vedere, si possono anche, vedete, assolutamente sovrapporre, e quindi esattamente come gli acrilici sono coprentissimi, sovrapponibili tra di loro e naturalmente anche miscelabili tra di loro. Mettiamo un po' di questo e un po' di questo. Vedete che si possono fare anche delle miscellane di colore. I pennelli e gli strumenti si puliscono in acqua e poi sapone successivamente. Sovrapponibili, campiture lisce omogenee, vedete che sta diventando opaco? Ecco, vi faccio vedere, visto, diventano esattamente come gli acrilici, quindi sovrapponibili, materici, trasparenti, miscelabili. Il massimo della resa con il minimo della spesa. Createvi da soli i vostri acrilici fai da te. Io vi spingo sempre a comprare i pigmenti e a tenerli da canto, in modo che poi, quando volete sviluppare una tecnica, vi basterà un medium di riferimento, olio, gomma arabica, colla vinilica, per crearvi le differenti tipologie di colori. Tutti i colori che abbiamo fatto su Arte per te li trovate qui dove c'è la i col pallino. Basta chiacchierare, vi lascio alle foto dei sample asciutti e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Che semplice creare i nostri colori acrilici fatti in casa. Ehi, se sei un esperto di belle arti non ti arrabbiare, lo so che questi non sono colori acrilici con additivi stabilizzanti e tutte quelle miscellane che li possono rendere durevoli e stabili nel tempo. Sono prodotti homemade, è quel prodotto che un qualunque artista, anche uno alle prime armi, può subito crearsi in casa per vedere se la tecnica gli piace oppure no. Non li consiglierei a chi fa delle opere d'arte ad alto livello, ma sicuramente per i principianti sono una buona base d'inizio, soprattutto se comperati i pigmenti li si usa per creare le diversificate tecniche pittoriche, quindi le diversificate forme di colore. E qui vi lascio tutti i video relativi al colore che abbiamo fatto su Arte per te, come fare gli acquerelli, come fare i colori ad olio, abbiamo fatto veramente tantissimi colori insieme, tutti homemade e tutti con i pigmenti. I pigmenti vi ho detto che si comprano in tutti i negozi di belle arti, in tutti i negozi di materiali di restauro, in qualche ferramenta, in qualche brico. Non sono gli ossidi, non scambiate i pigmenti naturali con gli ossidi, sono due cose differenti, e soprattutto mi raccomando, prendetene sempre la giusta quantità, non esagerate. Io direi che un etto per colore per cominciare va più che bene. Spero che questo video vi piaccia, vi sia stato utile. Se così, regalatemi un pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, e soprattutto venitemi a trovare sempre qui sul canale anche per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!